Amici, buonasera, ben ritrovati. È un bel po' di tempo che non ci si vede, che non ci vediamo attraverso le dirette qui su Focus 3.0, il mistero della vita. Ringrazio nuovamente Anna Tamburini Torre per avermi invitato in questo giorno. Parlo per me, ma credo anche per alcuni di voi, molti di voi, sia un giorno speciale, cioè quello del solstizio d'inverno, di cui è l'argomento appunto di cui, perdonatemi la ripetizione, quello di cui parleremo stasera. Saluto Enrico Ballantini, grazie anche a te Enrico per darmi spazio sul vostro canale, appunto Focus 3.0. Vediamo se mi date un feedback dicendomi si vede, si sente, almeno so se posso cominciare oppure attendere ancora qualche secondo prima di potervi introdurre nell'evento di questa sera, cioè parlare del solstizio d'inverno. Vediamo, mi rispondete, mi dite qualcosa, sì, no, non vedo nessuno. Daniele, scusami, non avevo gli occhiali. Daniele, ciao da Lisbona, ciao, buona serata, grazie per essere qui, grazie per farci compagnia, grazie per accompagnarci in questo tempo che dedicheremo appunto al solstizio d'inverno. Audio e video ok, grazie Carlo. Oh, perfetto, ci siete tutti, vedo che qualcuno c'è già, perciò possiamo incominciare, poi man mano le persone se vorranno si collegheranno oppure vedranno con calma la registrazione su Focus. Bene. Solstizio d'inverno 2021. Non voglio entrare, buona serata ancora a tutti quelli che stanno arrivando, ciao. Ovviamente come immaginerete io non voglio entrare in argomenti che non è che non mi competono, mi competono in quanto essere umano, essere vivente, non in quanto finzione giuridica. Io non sono una finzione giuridica, perciò essendo un uomo in carne ed ossa, spirito e anima, e carne in questo caso è sangue, mi appresto ad affrontare questo argomento, un argomento legato in particolar modo alla libertà di interpretazione di questo momento. Il solstizio d'inverno è un passaggio di questa ruota che noi viviamo quotidianamente. Come immaginerete, noi la mattina viviamo tutta una serie di situazioni durante l'arco della giornata, ci svegliamo, andiamo al lavoro per chi lavora, poi la sera facciamo le nostre cose, chi in famiglia, chi no, poi andiamo a dormire. Poi ci risvegliamo. Perciò la ruota del tempo, la ruota dell'anno, noi la viviamo quotidianamente con l'alba, il mezzogiorno, la sera e la notte. Perciò queste fasi vengono scandite giornalmente. Ahimè, purtroppo con tutto quello che ci sta intorno, tutto quello che viviamo, abbiamo subito una sorta di disconnessione violenta da questo status. E di conseguenza stiamo cercando in qualche modo di riavvicinarsi. Credo che in questo tempo, in questi quasi 2 anni, questi 18 mesi, ci sia stata una profonda crisi spirituale da parte di qualunque individuo. Io non sto parlando di chi non è cattolico, io parlo a 360 gradi in questo caso. Tutti quanti hanno in qualche modo, almeno una volta dice, speriamo che Dio ce la mandi buona, speriamo che... Partiamo dal presupposto che se non siamo noi ad agire in prima persona, difficilmente riusciremo a concludere qualcosa.
E il tempo, la ruota del tempo ci insegna proprio questo. Il solstizio è il momento più buio dell'anno. Cioè, la serata di oggi è il giorno più corto dell'anno. Cioè l'estensione della notte, l'estensione del buio, l'estensione della tenebra occupa la maggior parte del tempo di questo periodo e di questa giornata in particolare. Perciò noi abbiamo avuto un apice di luce il 21 di giugno, perciò abbiamo avuto il giorno molto lungo, la notte molto breve, e adesso viviamo la parte opposta. Dobbiamo far presente una cosa, e questo lo voglio sempre ricordare, perché molto spesso ci dimentichiamo di questo. Noi nell'emisfero boreale viviamo questa realtà, perciò viviamo la parte buia più estesa e la parte lucente più ridotta. Mentre nell'emisfero australe accade l'opposto contrario. Nel senso che lì stanno festeggiando il solstizio d'estate. Lì vanno al mare adesso, vanno a fare il bagno nell'emisfero australe. Perciò fa caldo, mentre qui fa freddo. Perciò vedete che queste cose non sono slegate. Cioè la Terra non è una cosa separata, è unita. Perciò energeticamente in questo momento, in questo tempo, noi stiamo vivendo le due realtà energetiche. Cioè la realtà del buio, della tenebra, e la realtà della luce. E non c'è separazione da queste due cose. E se non siamo in primo luogo noi a evitare che ci sia separazione nel nostro vivere quotidiano, sarà difficile che riusciremo a comprendere queste sottigliezze, anche a livello del passaggio del tempo. Molto spesso gli antichi, e questa è una cosa che noi, almeno parlo per me, che vivo il druidismo ormai da oltre 30 anni, la ruota del tempo è veramente qualcosa che ci lega a doppia mandata. Nel senso è questo ripetersi, ma non è un ripetersi, la stagione è sempre la stessa, è il passaggio del tempo. Avremo dei mesi di freddo, dei mesi dove ci sarà la primavera, poi ci sarà l'estate, poi ci sarà l'autunno, e questi variano. Cioè, solitamente e orientativamente quel periodo va dagli equinozi ai solstizi, perciò dai 21 di marzo così al 21 di giugno e via dicendo, no? Al 21 di settembre e al 21 di dicembre. Ma questi hanno un'estensione temporale diversa. Per esempio, il freddo che stiamo avendo quest'anno, in questi mesi, è diverso perché l'anno scorso faceva molto più caldo. La neve è arrivata molto prima. Le foglie, io che vivo all'interno di un bosco, come vi ho già spiegato più volte, me ne rendo conto, gli alberi sono già spogli, ma da tempo, già da un mese buono. Mentre cominciavano a perdere le foglie, a diventare rossi, già dalla metà di ottobre fino a ottobre. Perciò il fogliame cominciavano a perderlo a novembre. Invece questa cosa è anticipata. Perciò dire che le stagioni sono sempre uguali è un'assoluta eresia. Non è così. È per quello che dobbiamo cercare la connessione, per capire, per comprendere, per riabilitare i nostri sensi. Questo ve l'ho già spiegato già in altre occasioni. Esatto, hai perfettamente ragione. Una piccola ruota dell'anno in un giorno solo, la nostra quotidianità è quella, perciò la viviamo costantemente. Nelle tradizioni antiche il simbolismo è legato al tempo, è legato alla tessitura del tempo, no? Al filo del tempo. C'era questo telaio con queste tre entità femminili, sia nel mondo celtico ma anche nel mondo romano e nel mondo norreno, anche nel mondo greco, la tessitura del tempo veniva in questo caso gestita da realtà femminili. Perciò il fatto che il tempo in qualche modo venga visto come una tessitura, e faccio come posso dire, metto l'accento sulle scene di un film, metto l'attenzione sulle scene di un film che spero alcuni di voi abbiano visto, e in questo caso è Interstellar, di questo astronauta praticamente che vanno a cercare
un luogo dove possibilmente l'umanità può continuare a sopravvivere e a vivere, e c'è uno sbalzo temporale tra da quando l'astronauta parte a quando torna. Non so se avete fatto caso, quasi alla fine del film, lui si trova in un luogo che per certi aspetti riflette la libreria di dove era a casa la figlia in un tempo passato. Avete visto che c'erano tutte queste linee molto lunghe, molto sottili, molto accorpate, molto simili a un telaio, all'ordito di un telaio. Perciò anche i registi si sono in qualche modo ricollegati alla simbologia del tempo legata a questa tessitura, no? A questo telaio dove vengono intrecciati i vari fili di ogni persona. Perciò in questo caso ognuno di noi è il filo del telaio del tempo, in questo caso la ruota del tempo, che il disegno è sempre diverso, non è mai uguale, anche la densità del filo, no? Ci può essere di una lana particolarmente pregiata un anno, di un'altra molto meno pregiata in un anno, perciò il tempo rispecchia perfettamente, non si ripete mai. È per quello che molto spesso, e se l'ho già detto, lo ribadisco, molto spesso si dice: ah, le stagioni sono tutte uguali. Ahimè, non è così. Le stagioni sono tutte uguali per chi vive in città, dove non vive a contatto con la natura, perciò non si rende conto del passaggio del tempo. Vedrà molte o poco fogliame perdere l'albero, in questo caso che perde le foglie. La temperatura in città difficilmente che è proprio fredda, 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 fredda. E questo vi fa rendere conto che il passaggio del tempo, chi vive in città, chi vive in una realtà appunto cittadina, riesce a vedere poco, mentre chi vive al di fuori della città, chi vive in un ambiente non dico rurale, ma quantomeno insomma dove c'è campagna, dove c'è bosco, dove c'è macchia, si rende conto che il passaggio del tempo esiste ed è ben scandito durante l'arco dell'anno. Ecco, noi abbiamo perso completamente questa cosa, cioè il fatto di non abbiamo perso proprio una connessione, come se qualcuno avesse deciso di recidere, cioè tagliare, questi fili di questo telaio, della ruota del tempo che passa, perciò ci ha proprio disconnesso. Il lavoro spirituale di un individuo, a mio parere, dovrebbe essere quello di riallacciare questi legami, questi fili che l'hanno completamente disconnesso. Adesso vi posso dire: c'è un metodo, non c'è un metodo. Io credo che prima di tutto ci sia la volontà da parte di ognuno di noi che vuole e decide di intraprendere un viaggio del genere, perché è un vero e proprio viaggio, la forza di guardarsi dentro, di vedere la parte più oscura, di se stesso. E questo è il periodo più appropriato. Questa è la parte più buia dell'anno, perciò è un momento di grande riflessione interiore per capire quello che ci sta accadendo. Per non voglio dire tirare le somme, perché le somme si tirano un po' quando c'è il periodo, scusatemi, della vendemmia, no? Perciò verso Mabon, verso l'equinozio d'autunno. Lì si tirano le somme per tutto quello che si è fatto. Adesso si comincia a pensare di come intervenire nel tempo a venire. È adesso che si pianta il seme. È adesso che si decide come dovrà essere il nostro futuro, come lo dovremo affrontare e in quale modo dovremo affrontarlo. E non ce lo può dire nessuno, possiamo farlo soltanto noi, esclusivamente noi. Non c'è alternativa. Questo ve lo posso mettere per iscritto. Siete voi gli artefici di quello che vi capita. Non è responsabilità di nessun altro. Ok. Daniela Rispuna dice: quindi in teoria dovremmo svolgere i rituali nel momento in cui vediamo o sentiamo i cambiamenti stagionali, oppure introdurre, oltre alle date normalmente festeggiate, anche un nostro personale rituale nel momento in cui sentiamo e vediamo. Assolutamente sì, Daniele, è questo riconnettersi. C'è
una particolarità. Quando il tempo cambia, le armoniche si chiamano proprio così, cioè le armoniche sono proprio le vibrazioni della terra, cambiano. Lo percepite che non sono più le stesse? Alcuni non si danno ovviamente la risposta, perché sentono che c'è stato un cambiamento, però non sanno, non hanno seguito, non parlo di un corso, non hanno seguito lo studio e non hanno dato la giusta attenzione a quello che sentono, cioè come reagisce il proprio corpo. Quest'anno, per esempio, come è arrivato l'autunno, una delle prime cose che ho detto, quest'anno nevica, quest'anno farà molto freddo. Perché il tempo è arrivato prima, cioè si è proprio anticipato. L'autunno è arrivato al momento giusto. E questo determina, vivendo ormai da 30 anni in un bosco, determina questa risposta. Quest'anno nevica, quest'anno fa molto freddo. Ha nevicato molto presto e fa freddo. Perciò il riconnettersi, noi abbiamo delle date scandite, che sono quelle del calendario gregoriano, che tra l'altro non ci appartiene perché noi dovremmo seguire un calendario lunare, cioè di 13 lune, di circa 28-29 giorni, mal contati, mentre seguiamo un calendario che ha sfasato completamente questa connessione con la natura. Perciò, di conseguenza, alcuni di noi vivono con il calendario lunare, cioè hanno allungato l'anno, diminuendo il mese, e viaggiano con le lune. Perciò gennaio per noi sarà la tredicesima luna, cioè non sarà l'inizio dell'anno. Per noi l'inizio dell'anno è il 31 di ottobre, ma è il 31 di ottobre come data del calendario gregoriano. Se ci sforziamo, se decidiamo di seguire un percorso, un sentiero, e in questo caso quello di riconnessione alla natura, ecco perché l'accenno all'inizio è stato quello del io sono un essere umano, sono un essere vivente, perché l'essere vivente si riconnette alla natura. La finzione giuridica no, è disconnessa completamente, cioè segue una cosa che è contro natura. E questo magari in qualche altra occasione ne parleremo, non so, poi se ci vedremo di persona, qualcuno mi farà la domanda, gli spiegherò. Vivere in città, verissimo. Ok, la città blocca ogni possibile contatto con lo spirito, e purtroppo io vivo in città, ho tale limite. Questo però non ti vieta di andare più spesso che puoi nei luoghi dove c'è un inquinamento psichico minore, cioè meno gente, perché è quello che determina la disconnessione, cioè è l'energia psichica degli altri che ormai è andata proprio a ramengo, che ti fagocita. Quello, che tipo di rituale mi piacerebbe conoscerli? Allora, per esempio, in questo periodo, molti pochi di voi sanno che il solstizio d'inverno in realtà aveva un altro nome. Ecco perché è stata attribuita alla nascita di Gesù Cristo in questo periodo, perché era legato proprio alla rinascita del sole. E i re, in questo caso, sono stati sempre simbolicamente, a livello archetipale, associati al sole. In questo caso, nella tradizione del continente europeo, nella tradizione celtica per eccellenza, noi abbiamo questo momento temporale che si chiama Alban Artan, che sta a significare l'alba di Artù. Ok, perciò i solstizi hanno questo, solstizi e equinozi. Hanno questa prima dicitura che è Alban, all'alba, ok? Perciò c'è l'alba di Artù, e così via le altre festività. Per
Perciò il re in questo caso si rimpossessa della luce solare, in questo caso ecco perché viene associato simbolicamente il colore dell'oro, perché è un attributo esclusivamente maschile, mentre l'argento è un attributo femminile, e allora si associa questa condizione simbolica. Noi, perciò in questo momento storico stiamo aspettando l'ascesa. Non tanto di Gesù Cristo, in questo caso, di Gesù che è nato, perché sappiamo perfettamente che storicamente non è nato in questo periodo, perché in questo tempo c'era un'attribuzione simbolica ai culti mitraici, che poi è stata in qualche modo, non dico espropriata, ma è stata traslata dai culti mitraici ai culti cristiani. E perciò questo è un periodo molto, molto particolare per tutte le culture. Non c'è una cultura che ne sia esclusa dall'arrivo dell'allungarsi delle giornate, perché si può lavorare di più nell'agricoltura, il seme comincia a essere gettato nella terra, comincia a crearsi il suo spazio per germogliare, per mettere le sue radici e così via. Perciò a volte noi dobbiamo riflettere, dobbiamo pensare, proprio dare attenzione a quello che è, il seme in se stesso, di come si sviluppa e in quale tempo, perché anche lui è legato alla ruota del tempo, perché gli alberi danno solitamente frutto in un periodo, perciò sono assolutamente legati e connessi alla ruota del tempo. Perciò il lavoro principale di ognuno di noi, di ogni individuo, è quello di riappropriarsi delle proprie radici e di riconnettersi ai cicli naturali. Queste sono le due cose basilari, a mio dire. Ok? Poi, la possibilità di conoscere i rituali, nel senso che o partecipi a quando ci si incontra e si fanno dei rituali pubblici, allora a quel punto puoi vedere come si svolge un rituale, oppure ci sono delle alternative, ma questo non è per fare pubblicità. Io con la mia casa editrice siamo distributori ormai da oltre 10 anni del corso dell'Obod, del percorso druidico, dove praticamente insegnano non soltanto i rituali, ma insegnano anche a creare dei rituali. Perciò nel grado bardico, che è il primo grado, si impara appunto ad ascoltare e a riconnettersi con la ruota del tempo. Nel grado Ovate si cominciano a strutturare i propri rituali, si cominciano a costruire, perciò diventi tu artefice del tuo rituale, non lo apprendi più da qualcuno che l'ha fatto prima di te, cioè cominci tu a sviluppare una sensibilità per strutturare un rituale. Perciò in quel caso lì è uno dei modi in cui si può imparare. Cos'altro? Fantastico gruppo. Grazie, molto interessante, grazie ancora. E questo appunto. Oggi, come di consuetudine, ormai sono quasi 20 anni, 19 per l'esattezza, alle 16:58 mi sono, come tutti quanti gli anni, immerso nel torrente di montagna che è qui sopra dove vivo, proprio per celebrare questo momento del solstizio. Per quale motivo? Perché noi qui abbiamo un torrente di origine aurifera. Per chi non lo sapesse, questa è una zona dove c'è molto oro, veramente molto oro, pepite vere e proprie, tant'è che in un paese non molto distante da qui, circa 10 km, fanno i campionati mondiali di cerca dell'oro, cioè c'è un filone d'oro molto grande, credo che sia il più grande al mondo che arrivi fino qui. E come vi dicevo prima, l'oro simboleggia la rinascita terrena, perciò fare un'abluzione in un torrente di origine aurifera significa celebrare il ritorno del re. E in questo caso il
il ciclo che si ripete delle giornate che si cominciano nuovamente ad allungare, ad avere un'esposizione di luce maggiore. Grazie per chi ha postato il sito, è il sito dove chi vuole si può iscrivere al corso druidico, è questo. Perciò capite l'importanza del passare del tempo, l'importanza di dover affrontare sia giornalmente, ma questo periodo in particolare così importante. Poi stasera, finita la trasmissione, come è di tradizione, vedete dietro di me, scusatemi, vedete questo qui, quello qua, Vischio, raccolto nelle date appunto previste dai nostri rituali. Ormai anche qui sono 19 anni che vado a raccogliere il Vischio in diversi luoghi dell'Italia, questo proprio per celebrare questo momento molto particolare. Infatti il Vischio, anche questo, ha un attributo maschile, perché vedete queste piccole gemme, che sono prima dei piccoli acini, sembrano quasi piccoli acini di uva, sono le bacche del Vischio, che molti attribuiscono una certa tossicità, ma vi posso garantire che non è così, perché sono 19 anni che ne faccio uso. Nella medicina antroposofica il Vischio è la panacea per eccellenza, che praticamente agisce su qualunque tipo di malattia. Questa sera viene bruciato, il 1 di dicembre, viene bruciato il Vischio dell'anno precedente, perciò stasera, finita la trasmissione, parlerò con grande braciere, dove si bruceranno appunto i resti del Vischio dello scorso anno, perché il Vischio ha questa sua azione di protezione per un anno e un giorno, in questo caso dove si poggia. Io lo metto sempre sul montante della casa, della porta di entrata, e questo protegge la casa per un anno e un giorno. Il prossimo anno, nel sesto giorno di luna nuova, dopo il periodo di Samhain, torniamo a raccogliere il Vischio. Ogni anno magari cambiamo luogo, c'è chi ha la grande fortuna, come l'amico Filtian, che vive in Calabria, e lui ha la possibilità di andare a raccogliere il Vischio in Sila, e ci sono delle sfere di Vischio che sono splendide, bellissime. Ne abbiamo qui in Val d'Aosta, non molto distante da dove vivo io, ne abbiamo in Umbria, ne abbiamo in Toscana, ne abbiamo in Liguria, di vari tipi, dal melo alla quercia, all'arice, insomma ci sono varie tipologie di albero dove il Vischio attecchisce, e ognuno di questi appunto viene utilizzato anche a livello curativo. Perciò, come vi dicevo prima, le bacche rappresentano l'elemento maschile, perché quando voi le schiacciate hanno una sostanza molto appiccicosa, liquida, molto simile allo sperma. Perciò questo viene attribuito proprio a quel momento di congiunzione tra il maschile e il femminile, tant'è che il Vischio deve essere raccolto, quando viene raccolto, dalle mani di una vergine. E vergine non significa una persona che non abbia mai avuto rapporti sessuali, questo ve l'avevo detto, ma ve lo ribadisco, ma una persona che non ha mai partorito, quella viene considerata una donna vergine. Perciò, se avete delle amiche che sono single, che hanno avuto rapporti sessuali e però non hanno avuto figli, né aborti in questo caso, possono tranquillamente raccogliere il Vischio, proprio perché l'energia maschile del Vischio si congiunge all'energia femminile. Bisogna fare attenzione a non far mai toccare terra il Vischio, perciò ecco perché si raccoglie con un lenzuolo bianco dove si taglia e si fa cadere, e questo non deve essere mai appoggiato per terra, insomma, deve essere tenuto sempre sospeso. Questo fa sì che il Vischio mantenga le sue caratteristiche, visto che non ha radici, ma è un arbusto che si attacca, alla
alla pianta, non dal basso ma dall'alto. È per quello che viene attribuito anche al maschile, perché il cielo è praticamente il luogo dove il Padre Celeste vive, o i padri celesti, le divinità, vivono, perciò di conseguenza ha proprio un simbolismo legato al maschile. Poi, vediamo se ci sono ancora delle domande. Mio braciere è piccolo, se non... Daniele, vabbè, ma questi sono gli inconvenienti della città, purtroppo. Io adesso non so quanto rischio devi bruciare. Io quest'anno ho avuto la grande fortuna, ho portato per la prima volta mio figlio più piccolo a raccoglierlo, perché anche lui è giusto che cominci a lavorare sulle tradizioni, nel senso che ne è a conoscenza da 12 anni, questo è il suo 13° anno, perciò è il momento dell'iniziazione, e così ha partecipato anche lui alla raccolta del vischio, perciò ha incominciato a imparare i luoghi dove nasce il vischio, dove guardare, dove cercare, come tagliare, perché appunto c'è un modo molto particolare, che è con il falcetto d'oro, nel senso che stavo guardando, è lassù, ma adesso non mi arrampico perché l'altro non ce l'ho a portata di mano. Magari poi quando ci rivedremo in un'altra occasione, poi non so se in qualche puntata ve l'ho fatto vedere, penso di sì, boh, non ricordo, vabbè, comunque. Questo è quanto. Ok, vediamo solo. Allora, mi piacerebbe magari, adesso vedo se... mi leggo magari un passaggio del rituale. Ecco, per esempio c'è questo passo nella cerimonia di Alban Artan, che dice: è nato il Dio Sole come un bambino l'inverno, era simboleggiata da un piccolo cappello sulla testa di un piccolo bambino. Siccome la rinascita del sole viene posta in Capricorno, il bambino viene spesso rappresentato mentre sta succhiando da una capra. Questo passo è stato scritto da uno dei più grandi druidi contemporanei, Ross Nichols, chiamato Nuin nel suo nome druidico, e è stato uno dei promotori della rinascita druidica nel continente europeo. Appunto ci ha dato la possibilità di riconnettersi a quelli che erano i cicli del tempo, a quelli che erano i cicli naturali, e ha dato la possibilità di sviluppare di nuovo questo legame, questa connessione con il mondo naturale. È stato lui che praticamente all'inizio degli anni 60 ha ricostituito l'antico ordine dei bardi, ovati e druidi inglesi, che è uno dei più antichi, oltre 300 anni, è stato in qualche modo riabilitato, e dal 1960 ad oggi praticamente si sono riprese le tradizioni nel continente europeo, appunto per la diffusione e il riconoscimento come non movimento religioso ma come movimento spirituale il druidismo. Infatti in Inghilterra è riconosciuto a tutti gli effetti. Non è che in Italia non sia riconosciuto, perché c'è una disposizione proprio della nostra Costituzione che ti dà la possibilità appunto di avere il tuo culto spirituale. Non parlo di religioso, perché il druidismo di fatto non è un culto religioso, ma è una filosofia di vita vera e propria.
Per molti è una religione, ma insomma io è libero di pensare come meglio crede, insomma. Allora, chi mi scrive, perché io non riesco a vedere chi mi scrive, chi mi ha fatto questa domanda, per esempio, comprarlo o no? Difficile per tanti di noi andarlo a raccogliere. Allora, c'è sempre qualcosa che vi ostacola, perdonatemi, stamattina proprio, ieri mattina sono andato al mercato che abbiamo qua a Biella, un pezzo di vischio, un ramoscello, sì, all'incirca di queste dimensioni, forse un pochino più piccolo, totale 35 euro. Buttato per terra lì in uno scatolone. Allora, se il vischio per essere raccolto deve vivere una certa condizione ritualistica, perciò non deve cadere a terra, deve essere tagliato con strumenti di un certo tipo, deve essere raccolto da persone di un certo tipo, già finisce il... puoi andarlo anche a comprare, la sua efficacia è pari a zero. Oh, padronissimo. Quando si intraprende una via, quando si decide di... bisogna anche... cioè, il vischio non è che lo trovi sempre a 30 metri d'altezza, lo trovi... sui meli lo trovi ad altezza d'uomo, cioè nel senso a 1,50 m, 1,60 m, perché i meli non sono molto alti. In Inghilterra ci sono distese di alberi di meli, arrivano tutti a questa altezza, il taglio del vischio. Cioè, beh, lì è facile. Chiedi al proprietario, posso tagliare un pezzo di vischio? In Inghilterra nessuno ti dirà, no, lo devi tagliare. Vai tranquillamente, raccogli il tuo pezzo di vischio e via. Non è che devi arrivare fino in Inghilterra. Ci sono. Io il primo anno l'ho trovato di larice, negli anni poi l'ho trovato di quercia, poi l'ho trovato del melo, poi l'ho trovato di betulla, poi l'ho trovato di frassino. Insomma, negli anni, man mano che giravo, l'ho trovato di diverse tipologie, aggrappato a diversi tipi di alberi. E questo mi ha dato la possibilità di ricercare, di andare in giro. E questo mi ha dato la possibilità anche di capire le differenze che ci sono tra i vari dischi dei vari alberi. Non hanno tutti la stessa densità come si dice, delle bacche. Alcuni perdono il fogliame, per esempio quello il vischio di quercia perde il fogliame con estrema facilità, si secca e perde il fogliame. Perciò da guardare è bello all'inizio, ma dopo 5 giorni che l'hai raccolto è una gran schifezza. Molto bello quello di melo, rimane proprio turgido, però fa delle belle sfere, perché il vischio proprio crea proprio delle sfere vere e proprie. E poi anno per anno che si va, ci sono più bacche, ci sono meno bacche. Alcuni alberi danno più bacche, alcuni alberi danno meno bacche, perciò il riconnettersi con la natura ti dà anche questa possibilità di vedere, di capire, di comprendere, di riconnetterti con questi tipi di anche sensibilità, no? Che voi cercate di riacquisire. Penso che sia Daniele. No, io spero che tu non brucerai casa, Daniele. No, no, assolutamente. Anche perché il vischio poi sfuma abbastanza ve velocemente. A meno che tu non abbia praticamente una quantità, non abbia 3 polle di vischio da bruciare, allora in quel caso farei veramente una bella fiammata. E come vi dicevo, quest'anno ne abbiamo raccolto veramente tanto. Il vischio va assolutamente donato. Già il fatto. Ecco, per esempio, adesso mi viene da pensare, quante volte avete visto il vischio in anni passati di color oro, verniciato con lo spray color oro? Vi siete mai chiesti perché lo colorano così? Perché di tradizione il vischio viene raccolto con il falcetto d'oro. Perciò si attribuisce al maschile, al sole e all'oro che
definisce il re, in questo caso il principio maschile, il colore che gli veniva dato era proprio legato a questo simbolismo. Però lo facevano anche i fiorai, lo facevano così per farlo, ma poi non si rendevano conto del perché coloravano d'oro il vischio. Cioè, non avevano la memoria della tradizione. È questo che intendo dire. Non sono io, Veneria Marchesi, spero di aver scritto bene. Ah, sì. Ah sì, Veneri è venuta con me, Veneri è venuta quest'anno, è già il secondo anno che viene con me a raccogliere il vischio. Ecco, lei per esempio ha la mia stessa età, lei non ha avuto figli e lei appunto è una donna vergine che può assolutamente raccogliere il vischio. Scusatemi, non vi ho detto perché io dallo schermo vedo chi scrive, ma chi, se non mi scrivete il nome, cioè devo andare a guardare su Facebook, sul telefonino, per me insomma diventa disagevole, perciò se mi scrivete il messaggio e a fianco scrivete il vostro nome, io so perfettamente chi mi sta scrivendo, così posso magari interloquire meglio con voi. E come vi dicevo, Veneria è già il secondo anno che viene con me a raccogliere il vischio, perciò ha fatto anche lei esperienza in questo contesto. Alla mia stessa età, cioè vedete che c'è sempre tempo per cominciare a cercare, a cominciare una tradizione, e anche se vivi in città, un piccolo sforzo lo puoi fare. Poi quest'anno ho pubblicato le foto, avete visto la foto dell'inizio della trasmissione che ho messo, è stato proprio il giorno che siamo andati a raccogliere il vischio. Era una giornata splendida, faceva un caldo incredibile, c'era proprio il cielo terso, azzurro, bellissimo. Capita anche in contesti piacevoli di questo tipo, poter raccogliere il vischio e passare una giornata all'aria aperta e ascoltare anche l'albero che a un certo punto ti può anche dire con la sua voce interiore, non con la vostra voce interiore, basta. Nel senso, questo vischio hai tagliato, questo ti è concesso, stop. Non che vai lì, zac, 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 e tagli, perché ce n'è tanto, assolutamente. Io ne prendo solo il necessario, stop, non ne prendo mai di più. E allora, di conseguenza, quello è anche rispettare i cicli della natura, perché se rispetti l'albero, stai certo che il prossimo anno, se torni nello stesso luogo, troverai ancora il vischio. Spesso è successo di persone che raccoglievano il vischio, ne hanno fatto man bassa, il vischio lì non è più venuto. si sente stuprato l'albero in questo caso, rifiuta questa cosa e di conseguenza il vischio non viene più fatto crescere su quell'albero lì. No, dai Veneria, non far bruciare casa. Bellissima esperienza ed emozionante. Sì, sono felice. Io tutti gli anni, per me ormai, me lo fai un falcetto come il tuo? Allora, Daniele, e non per dirti di no. Nel senso che i falcetti che ho fatto sono delle copie di ritrovamenti che sono stati fatti in zone archeologiche. Uno in particolare, quello che ho di sotto, più piccolo. Un altro è una mia interpretazione e non sono falcetti... adesso... Scusate un attimo, Adesso ti faccio vedere, Daniele. È un po' difficile rifarlo perché è stato fatto da un artigiano. Ed è questo. Vedi, questo viene preso così e viene tagliato
Il vischio. Questo è rame placcato a oro. Perciò ti posso dire che non... oggi come oggi, questo è stato fatto praticamente 30 anni fa. L'oro adesso è a 1200 euro l'oncia, perciò 1000 euro intorno ai 23-24 grammi giù di lì, 1200, cioè, costa veramente tanto. Perciò fare un oggetto del genere, prova ad immaginare quanto può venire a costare, nel senso che anni addietro era sicuramente più facile. Oggi avrei difficoltà a fare una cosa del genere, te lo dico proprio fuori dai denti. Ok. Sì, vero. Scusa, leggo adesso la battuta. Vicino a casa mia ci sono dei boschi. Il vischio si può tagliare con una falce che si taglia l'erba. Allora, io, Rosaria, non ti posso dire che non si può tagliare. Sì, lo puoi tagliare pure con lo svettatoio. Cioè, non è, la tradizione vorrebbe che tu lo tagli con il falcetto di quel genere lì. Già il fatto che tu magari pulisci bene la falce che hai, oppure lo svettatoio, puliscilo bene, lavalo bene con l'acqua, e poi taglialo, ma quantomeno non far cadere il vischio per terra. Perciò devi assolutamente farlo da solo, non è tanto facile. Bisogna essere almeno in 2-3 persone. 3 persone, a mio parere, è meglio. Perché 2 persone tengono il lenzuolo aperto, tu tagli e lui cade nel lenzuolo, perciò questo ti dà la possibilità di farlo quantomeno non cadere, farlo cadere a terra. Allora, Arabella, grazie, non conoscevo la storia del vischio. Vorrei sapere se raccolto il vischio dalla persona adatta, poi altre persone lo possono toccare per appenderlo. Scusa, la domanda scema. No, non è una domanda scema, nel senso che se tu non hai figli, in questo caso sei vergine, lo raccogli tu, sarebbe più giusto che lo mettessi tu, lo attaccassi dove va attaccato. Poi se lo doni, ovviamente lo doni. Perciò tu da questa cosa ti liberi. Il vischio è veramente un elemento sacro a tutti gli effetti. Poi ci sono sempre le due possibilità: c'è chi ci crede e chi non ci crede. Io a 19 anni di distanza, ormai che vado a raccogliere il vischio, le mie esperienze sulla veridicità di quello che il vischio fa su una casa, quando viene affisso sulla porta, sullo stipite della porta di entrata, quali sono le energie di protezione per la casa, poi altre persone possono dire anche il contrario. Non mi disturba affatto, la mia esperienza è diretta. Perciò, ma deve essere per forza. Allora, io ho intenzione di seguire le tradizioni in un certo modo, perché se i nostri antenati hanno deciso di fare queste cose, sicuramente avevano una valenza. Non è che si alzavano la mattina come facciamo noi oggi, no? Che fagocitiamo tutto con estrema velocità. Lì veniva ben studiato tutto. Gli strumenti che si utilizzavano venivano ben conosciuti, percepiti, c'era una connessione. Lo sapete, anche le spade, il fabbro, quando faceva la spada per una persona, cioè, c'era l'anima della spada, no? Gli veniva dato un nome. Perciò, uno ci può credere, non ci può credere. Io credo che la tradizione fatta in questo modo, il falcetto deve essere fatto quantomeno d'oro. Per me è difficile, perché
l'oro non sarebbe così duro e sarebbe difficile affilarlo. Infatti, il rame, che è comunque un elemento maschile ed ha il colore molto simile all'oro, è stato fatto di rame e in più immerso in un bagno d'oro. Infatti, in questi 19 anni il taglio non si è, non so se avete fatto caso, questa è la zona dove si taglia, non so se si riesce a vedere. Vedete? C'è ancora la linfa del vischio attaccata. E nonostante dopo tutti questi anni la doratura non è andata via. Cioè, dipende anche come fai la doratura. Questo, a mio parere, avendolo fatto con tutte queste caratteristiche e raccogliendolo come da tradizione, posso dire che funziona. È una mia diretta esperienza, perciò non vi parlo per interposta persona, non vi dico, no, ma quello mi ha detto, quello mi ha fatto. Perciò amo sempre parlare di esperienze fatte in maniera diretta, specialmente di questo lavoro che ormai da 30 anni non finisce mai, nel senso che è una scelta di vita. Perciò tutti i giorni mi relaziono con lo spirito druidico per capire quello che mi accade, quello che mi succede, quello che sento, quello che vedo, quello che ascolto, quello che mi risuona, quello che non mi risuona. Non, devo essere sincero, il mio non è una modalità di pensiero convenzionale, è assolutamente una modalità di pensiero non convenzionale. Perciò è per quello che un tempo amavo fare i corsi, adesso non sono già anni che ho deciso di non farne più, ma per un semplice fatto, ormai tutti quanti sono guru, tutti quanti sono, mi permetto di dire questo, basta che leggano qualche libro o che partecipano a qualche full immersion di 2 o 3 giorni, sono diventati sciamani, druidi, sacerdotesse e via dicendo. Non, ahimè, non si diventa così. Il percorso druidico durava 19 anni. Da apprendista a essere chiamato druido. Perciò era come fare la scuola dell'obbligo, no? 5 anni di elementari, le medie, il liceo, l'università. Era uno studio vero e proprio, dovevi conoscere molto bene le erbe, dovevi conoscere molto bene le parole, le invocazioni, dovevi ascoltare il passaggio degli uccelli, il passaggio di un animale, come doveva essere interpretato, se passava, se veniva da nord, da ovest, da est o da sud, il volo degli uccelli. E questo lo imparavi sul campo. Stavi in un bosco, vedevi l'uccello, come, e la sensazione che ti dava nell'immediato, in quel primo millisecondo. Quella era la risposta. Un animale che ti osserva nella foresta, un animale che ti passa dietro, un animale che ti passa davanti. Aveva un significato, nulla era lasciato al caso. Perciò, quando decidi di intraprendere un percorso del genere, vi posso garantire, ahimè, che è faticoso. Faticoso non perché faticate fisicamente, deve essere sviluppata la vostra memoria perché dovete ricordare passaggi di un certo tipo, dovete sapere come fare un'invocazione. Dovete sapere come tenere un rituale, una cerimonia, perché quando fate una cerimonia e vi trovate con 30 persone in un cerchio, non pensiate che sia facile, perché avete 30 energie psichiche diverse. Perciò o avete la capacità di tenere in mano 30 energie psichiche diverse, oppure alla fine del rituale sarete uno straccio bagnato, perché avrete praticamente assorbito tutte le vostre energie, avrete maltrattato il vostro corpo, perché non siete all'altezza, perché non avete la capacità di tenere queste cose. Molto velocemente, molto spesso si va a fare dei corsi così, full immersion, si abbracciano alberi, lo ribadisco a destra e a manca. Abbracciare gli alberi non è una cosa così facile, come si vuole far credere. Mi dispiace, ma non è così, perché ogni albero ha un'energia. Prova tu, novello, ad abbracciare una quercia, poi mi dici quello che ti accade durante l'arco della giornata. Questo è quanto. Io uso la roncola manico bianco, per il momento è quello che ho. Va bene così, Daniele.
Prova anche a immaginare che quello sia il tuo falcetto d'oro. Vedrai che in qualche modo funziona anche quello. Allora, non è uguale a quello che si compra? Scusi la domanda. In che senso si compra come? Avete visto falcetti d'oro in vendita in giro? Sono fatti di ottone. Io personalmente in vendita di placcati oro non ne ho mai visti. Proprio mai. E conosco diversi artigiani che li fanno. Perché proprio il costo adesso è elevatissimo, perciò non so neanche la richiesta, cioè domanda e offerta, no? Perciò non, che sappia io non ne ho visti. Sì, ma è stato studiato proprio per quello, Daniele. Cioè doveva quantomeno essere, non mi piace tanto la parola, ergonomico, no? Doveva dare la possibilità di essere aggrappato, che non ti doveva scappare, che non ti doveva far male, perciò legato all'avambraccio. Poi non so se hai visto, ma c'è una testa di un serpente. Vedi? Ecco. E questo, poi. Anch'io sento, ma non trovo le possibilità. Ecco, hai detto giusto. Non so a che riguardo, ma va bene comunque. Perciò, quello che mi sento di dirvi è celebrate nel miglior modo che potete questo momento. Da domani le giornate cominciano a essere più lunghe, magari anche di 2 o 3 minuti, ma saranno assolutamente più lunghe. Onorate, celebrate la vita. Quello che mi viene da dirvi, celebrate la vita, celebrate la ruota del tempo, celebrate ogni momento della vostra giornata. Celebrare per me è essere consapevoli della vita che state facendo. Non mi piace dire fate introspezione perché è minchiata totale, nel senso fatevi voi delle domande. Datevi voi delle risposte. Se siete onesti con voi stessi, sicuramente da qualche parte arriverete. Se vi mentite, problema vostro. Purtroppo non ci hanno educato né a non mentirci, ci hanno educato a mentire anche a noi stessi. Non abbiamo l'educazione giusta, legata appunto al passaggio del tempo. Non abbiamo l'educazione giusta nei confronti della morte, della vita. Del tempo, non abbiamo i giusti riferimenti per il nostro valore, siamo assolutamente sottovalutati sia dalle persone che ci stanno vicine, che dalle persone che ci conoscono per la prima volta. Non conoscono nulla di noi e con grande facilità ci dicono cosa va bene o cosa non va bene. Nessuno di noi sa meglio di noi quello che abbiamo detto. Ed è uno dei modi per riconnettersi a quello che vi sta intorno, è proprio questo. Dovete conoscere bene voi stessi, ma dovete conoscervi bene, non mentirvi. Buon sostizio, esatto, alla conoscenza. Ciao Renato Luva, Ken. Non so a cosa ti riferisci, Luva, Ken. Se mi o rinfreschi la memoria o mi dai un altro riferimento, te ne sarei veramente grato. Perdonami. Se devo ricordare qualcosa che è accaduto in passato. Bene, cari amici, amici, amici. Amici, 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 adesso vediamo, vi metto. Ma sì. Ok. Ah, Luca, scusa, Luca, è vero, ci siamo sentiti oggi. Sì, ci siamo messaggiati un sacco di volte. Perdonami. Luca, mi
Mi devi veramente perdonare. È questo che ricerco, la conoscenza, ma non trovo, non ci sono scuole per imparare. Vabbè, io e te ci siamo già in qualche modo parlati, no? Nel senso che è una cosa che ho fatto in passato e che avevo deciso di non fare più. Fare delle sessioni individuali, un giorno, poi magari ci si rivede dopo 2 settimane, un'altra giornata, si parla di diversi argomenti, si fa esperienza sul campo. Questo assolutamente sì, perché questo, come da quello che ho detto stasera, dovresti capire, nel senso che se uno è veramente intenzionato, non molla l'osso e continua a battere finché non ottiene il risultato. Questo mi sento di dirti, Luca. Molto spesso le persone questa settimana fanno un corso di yoga e di spiritualità indiana, poi la settimana successiva vanno a fare l'ayahuasca, e questo guazzabuglio di roba personalmente per me è inaccettabile. E non voglio nella maniera più assoluta ritrovarmi nuovamente in una modalità del genere, di persone che non seguono un percorso perché lo sentono, ma sono alla ricerca spasmodica di qualcosa che li aiuti e che faccia il lavoro al posto loro. Non sono più disposto. Questo è quanto. Allora. Bene, amici, grazie. Vi ringrazio infinitamente per avermi accompagnato in questa puntata estemporanea del solstizio d'inverno, qui su Focus 3.0, il mistero della vita. Ringrazio ancora tutti voi per avermi accompagnato, per avermi fatto delle domande, per aver interagito con me. Vi auguro di celebrare un felicissimo solstizio d'inverno e magari poi più avanti, non so, mi troverò proprio in questi giorni con Anna Tamburini, non so se decideremo di fare qualcos'altro in futuro oppure no. Ma penso di sì, insomma, anche se dovessimo vederci una volta ogni 3-4 mesi, magari qualcosa riusciremo quantomeno a interagire. La via pratica deve essere una, rispetto e interesse per tutte le vie. Perdonami, non so chi sei, non condivido, nel senso che se io in questa vita sono nato in questo territorio dovrei quantomeno conoscere gli elementi spirituali di questo territorio, non dell'India, non dell'America Latina e via dicendo. E da questo mio modo di vedere non mi discosto perché ho fatto esperienza personale di questo, non perché ho visto, sono passato dal buddismo ortodosso al buddismo tibetano. E ad altre discipline e non risuonano. Se non ti ascolti bene, non risuonano. E quando nasci in un territorio, se sei nato lì, è perché qualche cosa devi combinare lì. Questo mi sento di dire. Felice solstizio anche da te a Roma. Ciao Carlo, 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 presto, presto vengo a Roma, Carlo, molto presto vengo a Roma. Penso che per gennaio verrò dalle tue parti, perciò spero di abbracciarti di persona. Amici, buona serata, buon tutto, felice solstizio. Un abbraccio veramente con grande cuore da parte mia. Grazie ancora a tutti voi.